Quante scatole mancano ancora da portare dentro? Parecchie ancora, e in più ci sono anche i mobili. Ok, allora andiamo fuori a fare un altro giro. Ah, ecco qui il mio beauty. Permesso? Wow, che bella la tua nuova casa, Grace. Grazie, Cristina, anche se siamo nel pieno del trasloco. Senti, sono passata perché volevo farti leggere una cosa. Dimmi pure, Cristina. Beh, ho scritto una lettera d'amore per Matt Donovan, ma prima di consegnarla volevo che la leggessi per darmi il tuo parere. Wow, che coraggio! Insomma, non ho avuto il coraggio di firmarla, ma almeno saprà che ha un'ammiratrice segreta. Ok, dammela pure qui. Forza, John, piano, piano così. Dai, nascondila, ok? Ecco, la metto nel mio beauty. Uff, che faticaccia. Già. Mi raccomando, acqua in bocca. Ciao, ciao. Ciao. Arrivederci, buon lavoro. Ciao Cristina. Beh, io vado a sistemare le cose in camera mia. Ce l'abbiamo fatta. Grace, non hai ancora finito di portare su le tue cose in camera tua. C'è ancora qui il tuo beauty. Tocca sempre a me. Faccio prima a portarglielo io. Cos'è caduto? Che mal di schiena. Il mio cuore brucia per te. Non posso vivere senza di te. Oh, mamma mia! John, nostra figlia è innamorata. Cosa? Ma è ancora una bambina. Insomma, in realtà è in prima media. È l'età giusta per innamorarsi. Oh, ma quanto siamo diventati vecchi, John. Forse sarà meglio che gli faccia un bel discorsetto. Già, buona idea. Permesso? Allora, siete pronti per la grigliata di inaugurazione della casa? Io ho fatto un po' di spesa. Sì. Beh, che sono quelle facce? Beh, abbiamo appena scoperto una lettera d'amore che Grace ha scritto per un suo compagno di classe. Oh, la dolce Grace. Lo so, è dura. Io ci sono già passato. La tua dolce bambina che cresce. Io gli farei un bel discorsetto. Sì, come quelli che hai fatto tu alle nostre figlie. Hai solo peggiorato la situazione. Ma che dici? Ascolta il mio consiglio. Prendila da una parte e parlagli con serenità. Permesso? È pronto il barbecue? Salve. Ciao, zia Louise. Ciao, Jackson. Ah, non ancora. Ma qui ho il regalo per Mary, dove lo metto? Appoggialo qui sopra. Ok. Forza, venite che vi mostro la casa. Ok, veniamo subito. Sì. Ehi là, siamo arrivati! Come siete messi con il barbecue? Oh no, Henry, mi raccomando, non dobbiamo dirgli niente di questo bigliettino, altrimenti andrà a finire che ci parlerà lui con Grace. Già, nascondilo. Io intanto gli vado incontro per prendere tempo. Ecco, lo metto qui in questo libro. Ehi là, eccoci qui. Ciao. Oh, ciao Henry. Mary, volevo regalarti questo libro. Per ringraziarti per avermi fatto conquistare Louise. Oh, grazie, Jackson. È un libro molto bello e interessante che contiene all'interno un bel messaggio. E che ne dite di uscire in giardino ed aiutare con il barbecue? Già, buona idea. Certo, io vado subito. Sì, andiamo anche noi. Vi raggiungo anch'io. Oh, ma cos'è caduto? Un bigliettino. Il mio cuore brucia d'amore per te. Non posso vivere senza di te. Oh mamma, Jackson è innamorato di me. Fammi vedere cosa c'era nel bigliettino. Ah, no, niente. Come mai hai l'aria così sospetta? No, niente. Adesso mi hai incuriosito. Fammi leggere. E va bene. Il mio cuore brucia d'amore per te. Non posso vivere senza di te. Henry. Oh, io lo ammazzo quello. Henry, mi raccomando, stai tranquillo. Tranquillo un corno. Ok, Grace, non so se abbiamo mai affrontato l'argomento ragazzi. Ma papà, non mi sembra il momento giusto. Siamo nel bel mezzo di un barbecue. Beh, non sarà mai il momento giusto. Allora io ti dico una cosa. Grace, ti prego, non sprecare il tuo amore e i tuoi baci per chi non lo merita. Oh mio Dio, tutto questo è imbarazzante. Scusami. Io me ne vado. Grace! Allora com'è andata? No, ha cercato di evitare l'argomento.
Tipico comportamento degli adolescenti. Ehi, Gris, guarda che lo so che hai un ragazzo. Ma papà, ti giuro che non è così. Ah no? E la lettera? Quale lettera? La lettera nella quale dicevi che bruciavi d'amore. Ma non è mia! Certo, perché è di Jackson. Oh mamma. Cosa? Jackson! L'ha scritta per nonna Mary e l'ha nascosta in un libro che le ha regalato. Ma non è vero! Zia Louise, ti sei innamorata di un bugiardo. Ma no, la lettera non è né mia né di Jackson. Infatti è mia. Ho scritto una lettera d'amore per un ragazzo che mi piace e l'ho consegnata a Grace perché la leggesse e mi desse il suo parere. Ma vedo che in questa famiglia mantenere un segreto è impossibile. Oh mamma. Quindi me la riprendo. Grazie, Grace. Cristina! Oh, scusami, Jackson. No, fa niente, Henry. Papà, tu non devi dirmi niente? Beh, ecco, sì, avrò sbagliato il mittente della lettera. Ma il discorso che volevo fare con te è sempre valido. Papà, per favore! Grace, dovremmo finire quel discorso. È importante. Grace! 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 La 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 la!